thank you Osservando qua e là, cioè guardando un po' chi e un po' là. Ecco, questo potrei dire che è il titolo della trasmissione di oggi, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, che saluto tutti, spero sempre di trovare in buona salute, interessati, eh, sempre col quaderno pronto, con la penna in mano per scrivere le curiosità che vado a dirvi. Perché è questo è il titolo? Perché. In questi giorni mi sono guardato intorno no? e mi è capitato di vedere sia riguardo all'uso dell'italiano sia riguardo all'uso del dialetto che ci sono alcune cose insomma, buttate lì con una certa superficialità. E mi spiego. Nei giorni scorsi c'è stato il carnevale estivo qui ad Arco, appunto del gruppo Carnevale di Arco, e ho visto che i giornali scrivevano, questo è il titolo della manifestazione, 3, not da mat. Allora, vi faccio notare subito che qui gli accenti sono stati usati con un po' di così, faciloneria, poca attenzione, mi spiego. Mat, ma non serve mettere l'accento tonico sulla A, mat, non c'è un'altra vocale, quindi mat va scritto senza accento. La stessa cosa di not, anche not potrebbe non avere l'accento. Quindi, incominciamo e mi sposto perché non vorrei rovinare il microfono, quindi mat, niente, not nemmeno. Invece l'accento importante, a mio parere, è questo 3, perché non si dice 3 in dialetto, ma si dice 3 not. Eh? Mi gode 3 dei dritti, tre, non tre, tre in italiano, tre, allora io metterei un bel accento fonico chiuso. Quindi in questo titolo della manifestazione io avrei scritto semplicemente in questo modo: l'avrei scritto così, tre, con l'accento fonico chiuso, not senza accento, da beh, MAT senza accento. E questa è una cosa che ho notato. Ma passiamo alla seconda. Curiosità, qualche giorno fa ero eh, presso il poliambulatorio di Riva del Garda. Sapete dove eh, si dice l'incompiuta? No, ero giù per una visita oculistica perché i miei occhi appunto sentono gli anni. E quindi, quando si è lì che si aspetta, che si, o si legge un giornale, oppure sono andato a leggermi tutti quegli avvisi che in grande numero. Ci sono affissi, no? Perché a volte sono veramente informazioni utili per la salute. <coughs> Scusate. E a un certo punto leggo. L'attività ambulatoriale non deve subire interruzioni. Come? Lo dico. Aspetta che... D'accordo che sono un po' cieco, ma... E ho trovato questa parola. interruzioni, ho detto, per Baco. Quelli della Val di Ledo tendono a eliminare le lettere per risparmiare. Qui arriva, invece, ne mettono in più. Infatti c'è questa Z in più. E forse sarebbe stato meglio scrivere magari la frase in dialetto. Non so dire, per esempio, e l'aurar dei dottori non deve essere disturbà. Ecco, forse così si evitava appunto ortografico. Andiamo un'altra osservazione, osservando qua e là, come ho detto all'inizio, cioè guardando un po' chi e un po' là. Ho trovato la pubblicità dei burattini. Allora, sui manifesti c'è scritto l'ora dei burattini o l'ora. L'ora non presenta nessun accento, mi pare, sui manifesti. Ma si legge l'ora dei burattini o l'ora dei burattini? perché se l'ora dei burattini, eh, chiaramente siccome l'ora si rifà ovviamente al vento caratteristico del Garda, è ovvio che allora ora la O maiuscolo perché è il nome di questo vento, l'ora dei burattini. Invece sui quotidiani locali scrivono... L'ora dei burattini, cioè vedete? Per cui io sinceramente eh, non so se è l'ora dei burattini o l'ora dei burattini, che avrebbero tutti e due una, una sua giustificazione perché l'ora dei burattini con la O ampia vuol dire che si richiama il vento appunto caratteristico del lago, ma l'ora dei burattini, come dire è arrivato il momento dei burattini, l'ora chiusa, quindi accento chiuso, ecco, per dire con quale superficialità vengono appunto scritte delle parole per cui mettono il lettore attento, dico attento, ecco, nella difficoltà di non capire la corretta pronuncia di questi termini. Ma non è finita. Mi capita in mano un libretto, no un libretto, un, un foglietto, un cartoncino che reclamizza, pubblicizza il mercatino di Natale di Arco di quest'anno, del 2016. E qui eh, c'è un errore che ormai è ricorrente sui giornali specialmente, ma anche nei testi che mi capita di leggere, non solo sui giornali, ma anche di altre pubblicazioni. E ve lo dico subito, cioè, trovo scritto, dal 18 novembre... All'8 gennaio, a parte che all'8 andrebbe due L a posto, ma questa è una cosa... Ma poi c'è scritto, il mercatino di Natale di Arco, virgola, è riconosciuto in tutta Italia per la sua magica atmosfera, eccetera, eccetera. Ecco, cioè, il mercatino di Natale di Arco, che sarebbe il soggetto della frase, a un certo punto viene separato dalla virgola dal suo verbo, è riconosciuto. E Non si può, questa, non è che uno mette le, le virgole come il prezzemolo qua e là, dice ma qui ci sta bene una virgola metà, che bene che sta, questa sta bene, eh, ci sta bene anche lì, la mettiamo lì, no, le virgole si mettono così, eh. non si può separare assolutamente un soggetto dal suo predicato verbale o nominale che sia, quindi il mercatino di Natale di Arco non niente virgola è riconosciuto in tutta Italia per la sua magica atmosfera. A questo punto capisco che uno potrebbe dire, ma senti questo qua, con tutti i problemi che avevamo in giro per l'Italia, per il mondo, Chiarco, il vatirafol, la virgola, e il no, tre notte da mat, l'ora dei burattini. D'altro canto io sono qui che faccio un po' di grammatica dialettale, però collegata all'italiano. E allora mi piace così farvi notare anche queste facilonerie, queste superficialità, nello scrivere, cioè noto che la scrittura oggi purtroppo è una scrittura spesso scorretta, non solo dal punto di vista ortografico, avete visto, no? Interruzioni, ci cioè ha messo una doppia Z, forse voleva far rimarcare maggiormente questa interruzione agli utenti dei poliambotori di riva. Quindi non solo dal punto di vista ortografico, ma dal punto di vista anche della punteggiatura, questa virgola messa così a piacimento, a piacere, come qua nelle, quando ci sono le, le ricette eh, dei cibi c'è scritto sale a piacere, quindi punteggiatura io adesso faccio un componimento, poi dico punteggiatura a piacere, no, a piacere, punteggiatura non c'è, ecco, e poi naturalmente, la e poi gli accenti. Dobbiamo incominciare veramente a usare l'accento fonico, aperto e chiuso. L'ora non è l'ora. L'ora non è l'ora. Poi, se scrivo l'ora dei buratini, in teoria l'ora dovrebbe andare minuscolo, il momento dei buratini. L'ora, inteso come vento, andrebbe scritto maiuscolo perché, appunto, è il nome di questo vento, che se non erro, è, è quello che spira <coughs> dalla valle. Al, no viceversa dal lago alla valle appunto perché la mattina si riscalda in fretta la valle quindi sulla valle si forma la bassa pressione e quindi automaticamente il vento va dal, dal, dal lago alla valle non avrei fatto confusione invece quando si cambia il caldo e il freddo cioè si riscalda di più il lago si forma bassa pressione sul lago e quindi automaticamente il vento che è il peler se non erro va dalla valle <coughs> al lago Spiegazione di carattere fisico molto terra-terra. Eh? Non vorrei eh, aver fatto rizzare i capelli a qualche studioso, <coughs> al Matteo Calzà per esempio, lui che di, <coughs> si intende di temperature di bassa alta pressione maledetta, ma che, che, che fa il Parisi, che spiega in questo modo così tragico, truce, <coughs> la, le, il, le, come nascono i venti, come nasce l'oro. Ecco, mi piaceva farvi notare queste cose semplicissime che veramente insomma, denotano, così ho detto, superficialità, eh? superficialità, invece quando si scrive bisogna stare un po' più attenti, ma adesso ritorniamo al dialetto perché mi interessa appunto il dialetto e per il dialetto vi dico subito che ho pensato di proporvi una poesia che ho trovato su un bel libro di cui avrò modo di parlarvi più avanti perché sapete che ogni tanto presento qualche libro. Ho trovato questo libro di Vittorio Felini, Poesie dialettali scelte con l'aggiunta di inedite. Pensate un po'. Eh, un libro molto vecchio, anche perché eh, Vittorio Felini è nato a Trento nel 1862 ed è morto sempre a Trento nel 1920. E ho trovato questa poesia, e ve la leggo, di Vittorio Fellini vi parlerò più avanti, perché è curioso. Il filò, sentite un po', la vedrete questa poesia scorrere. E vedrete che qui eh, l'uso dell'accento, eh, non è che Vittorio Fellini usi tanti accenti, né tonici né fonici. Il filò, sarà un'idea un po' stramba, non so cosa che sia ma mi per i filodi go tanta simpatia me piasque le casote in mezza la campagna con tutte quelle stale con drent bestie che magna l'inverno con quei freddi con quelle neve gade se che sta dentro destri come le fus scaldade e in quelle notte si longhe con la campagna morta passando lì in par d'ore la sera l'è più corta quanti che se conosce per gente che ha radrito, lì i ga la porta verta senza biglietto d'invito. Anche in an città ben grande la gente raffinata la fa i suoi filò di in camera scaldata. Se coi suoi inviti a tutti i conoscenti. Nessun deve mancarghe contenti o no contenti. Da qualche signorina la canta al pianoforte, i siori vardano intorno pur de trovare le porte. Chi vande quelle sale, el sente mille odori, e se nasconde subito che l'era tra siore e siori. Invece nella in campagna se fa il filon la stala, con tutti i so profumi, istesche de na sala. Se sta lì ben pulito, le calte, né tant né poc che do o tre vacche in fila le fa da carbon toc. Se parla dell'America, se parla della guerra, se conta su storiele che sta nel ciel in terra. Se lese qualche foli venù dalla città, se spiega a voce grossa le belle novità. I veci se ricorda dei anni che passà, i giovani fai i conti su quei che venirà. Le mame le fa calze, le fiole le cosis, e se le pol le manda uciade che ndorbis. Se occorre se fa concerti. Quando che il tempo le fosch, se canta tutti insieme, la bella la va al bosque. Se manca il pianoforte, che è un altro strumento, che invece è invece il can da guardia che fa il compagnamento Ecco, bello questo confronto fra i filò dei contadini nella stalla e i filò dei siori eh, nella camera, eh, dove c'è la signorina che suona il pianoforte. Ecco, una cosa volevo dire che nella strofa, se stali ben pulito, le carte ne tanne poco che do tre vacche in fila le fa da carbon coc, ho detto toc, no, il carbon coc, il carbon coc, no, modo di dire il carbone. Bene, con questa poesia appunto che mette a confronto due modi di vita molto diversi, contrastanti fra di loro, dove c'è la ricchezza, dove non c'è la ricchezza però c'è l'umiltà del lavoro contadino, e la dignità del lavoro contadino, anche ovviamente dove ci sono i signori, c'è la dignità, eh? ma voglio dire, ci sono due ambienti molto ben diversi, se torniamo indietro negli anni diversissimi. Ecco, con questa poesia di Vittorio Felini, che avrò modo di riportare la vostra attenzione più avanti, perché questo libro vecchio merita attenzione. Quindi, con questo e con quelle annotazioni, osservando qua e là, guardando un po' chi e un po' là. Vi ringrazio, spero di non essere stato noioso, di avervi ancora interessato al dialetto. Vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Vi aspetto alla prossima puntata, sempre desiderosi di imparare e sempre col quaderno e la penna a disposizione. Grazie e arrivederci.